di Short Village Magazine, puntata particolare, una puntata tutta dedicata alla fantascienza, vedremo perché, particolare anche perché una volta tanto abbiamo qui ospite uno dei registi dei Corti della Fedice, uno dei sopravvissuti potremmo dire, si chiama Corrado Farina, qualcuno già sa che è mio padre, ed è il regista del film di oggi che si chiamava Terra. Benvenuto Corrado Farina. Si chiamava Terra, è un film, dicevamo, di fantascienza, un film del 63, credo, correggimi se mi sbaglio. Credo di sì. Con effetti speciali, anche se ovviamente non dovete aspettarvi gli effetti speciali dell'attacco dei cloni, per ovvi motivi. Già questa è una cosa abbastanza particolare per il cinema di fantascienza, è poco frequentato in Italia e tantomeno frequentato dal mondo dei cortometraggi. L'accostamento di questa puntata tra Si chiamava Terra e Echo, che vedrete dopo, che invece è una produzione più recente, è proprio per vedere come si è evoluta la visione della fantascienza negli ultimi 40 anni e soprattutto che cosa è successo dal punto di vista tecnologico, perché ovviamente dai tempi pionieristici degli anni 60 oggi ci si può permettere anche a poco prezzo in casa di realizzare cose visivamente, spettacolarmente più impegnative. Vabbè, adesso a questo punto io forse mi potrei far raccontare un pochino perché tu avevi fatto un film di fantascienza all'epoca, perché comunque già all'epoca non c'erano molti film di questo genere. Beh, nel cinema professionale ce n'erano abbastanza, era un sottogenere abbastanza frequentato. Tu ricorderai sicuramente almeno Terrore sullo spazio di Mario Bava, Margheriti, i primi film di Margheriti, il primo film di Margheriti che si firmava ancora Daisies, si chiamava Spaceman, se non ricordo male. Cioè ogni tanto c'era qualcuno che andava a infilarsi, chiaramente molto meno di quanto non avvenisse in altri territori. Però gli anni 60, l'inizio degli anni 60, erano anche il periodo di maggior, come si dice, esplosione e trionfo della fantascienza letteraria americana di un certo genere, quella che poi è stata definita fantascienza sociologica, quella dei Shakley, quella dei Paul, quella dei Bradbury. E quindi in qualche modo nella cultura globale del periodo filtrava attraverso questi racconti o romanzi, ma erano prevalentemente dei racconti, filtrava nell'immaginario collettivo. Fare un film di fantascienza a 8 mm all'ora era una cosa da fantascienza per l'appunto, e credo che Si chiamava Terra sia stato il primo, l'unico quasi, tant'è che se n'era parlato molto, al di là dei suoi meriti o dei suoi demeriti, se n'era parlato moltissimo. Non solo aveva vinto a Montecatini, dove c'era il concorso nazionale Fedice, non so più bene quale premio, ma era anche andato all'internazionale, che allora era a Cannes, a lato del Festival Maggiore, e aveva vinto un premio a Cannes, cosa che per un film italiano a 8 mm era abbastanza insolito. Perché l'avevo fatto? Perché a me piaceva moltissimo quel tipo di fantascienza, che tra l'altro... La fantascienza con un'idea, non tanto spettacolare, anche perché... La fantascienza che abbiamo a suo tempo definita sociologica, cioè quella in cui ci si serviva di un contesto fantascientifico per esasperare per eccesso determinate contraddizioni o negatività del tempo in cui si viveva e dire: ragazzi, fate attenzione, perché se andiamo avanti su questa strada può succedere questo o quest'altro. Sostanzialmente il nocciolo della fantascienza sociologica era questo, mentre non era ancora nata o stava nascendo, ma era molto in embrione, quella che possiamo sempre approssimativamente definire fantascienza filosofica, che era quella che analizzava in qualche modo l'animo umano, il problema del dopo, più il problema della schizofrenia, dell'identità, cioè tutta una realtà, serie dell'identità, eccetera, che invece ha avuto poi una vita molto più ricca successivamente. Sì, soprattutto a livello letterario, perché poi il cinema, come sappiamo, resta sempre un po' indietro. Il cinema resta un po' indietro, però già allora era uscito Il pianeta proibito, che era un esempio di proto-fantascienza filosofica, perché sostanzialmente il mostro del Lid era il dottor Jekyll, era il cattivo liberato che c'è all'interno di ogni essere umano, liberato da determinati fattori, che nel pianeta proibito era la situazione di fantascienza, nel dottor Jekyll era la pozione, ma sempre di quello si trattava, insomma, l'ambivalenza dell'essere umano. Degli effetti speciali magari ne parliamo dopo. Io direi che a questo punto ci possiamo vedere il film. Lo vedete anche voi, così come al solito ci potrete scrivere e dire che cosa ne pensate, poi ritorniamo qui in studio per parlare di questi favolosi effetti speciali che prevedono alcune cose che succedono nel cielo di Torino. A fra poco, Si chiamava Terra, dura 18 minuti, ci rivediamo sempre qui in studio. Buona visione.
11 chiama Buzzard, sei fuori rotta di 50 parsec, cosa succede? Buzzard a base 11. Non riesco più a regolare il campo est. Cerca di ritornare sulla rotta, sei troppo lontano dalle basi. Non credo di farcela. Sono in attrazione e il campo est è sempre più instabile. Dove mi trovo di preciso? Sistema NG7420, una volta si chiamava Sole. Ma... non è quello da cui vennero i padri della nostra galassia? Sì, ma abbiamo perso il contatto da millenni e non sappiamo che cosa sia successo. Chiama base 11. Buzzard chiama base 11. Che cosa vuoi da me? Nulla. Non ho ordine.
ordini che vi riguardino. Ordini? Chi ti dà gli ordini? E dov'è? Costruito. Non ci sono più. Non ci sono più. Perché? Non
Da quanto tempo? Non lo so. Ma non è possibile. Tu lo devi sapere. Io lo devo sapere. Io so obbedire. Obbedire? Qual è l'ultimo ordine che ti hanno dato? Distruggere tutti gli esseri serventi della terra. Gli esseri imperfetti. E gli altri? Ma perché? Ma perché? Thank you.
l'hai distrutto anche me. Non ho dati su di te e non posso agire senza un nuovo ordine. Un nuovo ordine? Ti ordino di fermarti. Eccoci tornati, avete visto questi effetti speciali, in realtà questi erano soprattutto all'inizio del film. Parliamo un momentino di quello, perché oggi con il computer, poi ne parleremo più avanti con gli autori di Eco, si riesce abbastanza a fare in casa cose anche abbastanza spettacolari. Allora, questo film è girato in 8 mm, credo, neanche questo Super 8. Questo film è girato in 8 mm, se va bene non esisteva neanche Super 8, forse cominciava ad esistere allora, però io avevo una cinepresa 8 e quindi 8 usavo. Gli effetti speciali consistevano in un foglio di carta nera per fare lo spazio, i titoli di testa per fare lo spazio, lo sfondo dello spazio. Li stiamo vedendo proprio adesso. E in una serie di pallette da tennis, da ping pong, a seconda delle dimensioni che servivano, colorate con forme, con colori diversi e appesi a dei fili che si cercava di non illuminare perché non c'era ancora la possibilità di cancellarli poi ovviamente a livello digitale. E fra l'altro una piccola curiosità che può forse interessare qualcuno, questi effetti speciali li aveva fatti Armando Valcauda, che poi fece, se non ricordo male, gli effetti speciali di alcuni film a 35 mm di Luigi Cozzi. Luigi Cozzi, Hercules, ha fatto lo stop motion. Esattamente, dopodiché si perse, non so bene se ha fatto altre cose o meno. Ecco, questi erano. Ecco, il disco volante era, credo, anche sempre fatto da lui ed era una cosa di alluminio che per sovrapporlo all'immagine richiedeva necessariamente dei mascherini che erano delle piccole sagomine nere ritagliate e incollate ad un vetro davanti alla cinepresa in modo da non impressionare, cioè di fatto una specie di blue sky o di blue screen. Quindi la sovrimpressione del disco volante su Torino è stata fatta in questo modo, con un doppio passaggio in pellicola con un mascherino maschio femmina che impressionava prima il disco volante e poi tutto lo sfondo. E a Torino avevamo girato nella zona dell'esposizione di Torino 61, che a quell'epoca era completamente abbandonata e rimase tale per un po' di anni, in particolare nel Palazzo a Vela e nel Palazzo del Lavoro di Nervi, che erano delle scenografie per noi a quell'epoca assolutamente straordinarie e incomparabili. Ho visto che ha ringraziato l'Istituto di Fisica Nucleare. Cosa sono tutti questi macchinari? Tutti gli interni, sia gli interni dell'astronave che stiamo vedendo adesso, sia gli interni del grande cervello elettronico che alla fine in qualche modo diventa il Deus Ex Machina del racconto, erano tutti girati all'interno dell'Istituto di Fisica Nucleare, perché un professore dell'Istituto che lavorava all'Istituto di Fisica era appassionato di fantascienza anche lui e parlandone ha detto: ma perché non venite a girare qualcosa lì? Il film è nato proprio sulla base di questa offerta. Io sono andato a vedere questa cosa che si chiama probabilmente sincrotrone o qualche cosa di simile, ed era talmente bello e talmente fotogenico, se vogliamo, e anche dal punto di vista cromatico l'avete visto, no? Con questa grossa palla rossa, questi tubi gialli eccetera, che diceva: beh, bisogna farci qualche cosa. Allora, cosa può essere questa cosa per un non addetto ai lavori così stravagante, così inventata, così eccetera? Ma è il cervello elettronico che ha distrutto l'umanità, adesso detto in quattro parole. Il risultato era questo. Gli autori, ho visto che allora c'è Tullio Rolandi è un architetto adesso, Tullio però Rolandi, anche è stato un autore di fumetti. Tullio Rolandi e Luigi Gonella era ed è forse, a meno che non sia andato in pensione, quel professore anche lavorava all'Istituto di Fisica Nucleare di cui ti ho parlato. Tullio Rolandi è ancora un architetto, però da sempre innamorato della fantascienza e autore di alcune
alcuni effetti speciali ante litteram, ma molto più sofisticati di quelli che poi abbiamo fatti noi, però poi rimasti tali a livello sperimentale, mai diventati parte di un film, con carri armati, esplosioni, dischi volanti. Aveva fatto la guerra dei mondi di... Cioè ha fatto un film, ha fatto dei film. Aveva anche... fatto delle specie di sperimenti per un possibile guerra dei mondi a 8 mm, che era una cosa assolutamente più folle che non fare, si chiamava Terra, in cui di fatto la fantascienza si riduce tutto alle scenografie e al concetto di fondo dell'umanità che si autodistrugge, che è un tema che il cinema professionale allora non aveva ancora tanto sfruttato. Mi sembra di ricordare che forse intorno a quegli anni, anno più, anno meno, era già uscito L'ultima spiaggia di Kramer, che forse è stato uno dei film post-atomici o comunque uno dei film in cui la Terra è deserta perché è successo qualcosa di terrificante. Sì, che poi è diventato un cliché, ma successivamente poi è diventato cliché, sono venuti Gli occhi bianchi sul pianeta Terra, insomma tutta una serie di altri film, è diventato un cliché. È chiaro che oggi con i computer non c'è praticamente nessun limite, però tutto sommato questa mancanza di limiti, tu sai quello che io penso dell'elettronica, ecco, tutto sommato la presenza di limiti anche abbastanza rigidi favoriva in qualche modo uno sforzo per riuscire a fare del fantastico senza dover ricorrere a dei mezzi che ti permettono di fare tutto, ecco. Senti, questo film è di quasi 10 anni precedente ai tuoi film professionali, cioè Hanno cambiato faccia e Baba Yaga. Sì, 8 anni. Oggi, sempre per fare il collegamento fra i corti di una volta e i corti di oggi, oggi esistono dei mercati, dei corti, esistono, ecco, il nostro sito dedicato sharkvillage.com, però esiste televisioni che comprano cortometraggi. Allora che cosa si faceva una volta che uno aveva realizzato un cortometraggio come questo? Allora, hai parlato prima di alcuni festi. Coming soon, Short Village non esisteva, non esisteva la televisione, o meglio, esisteva la Rai con un canale, stava per averne un secondo, eccetera, però chiaro che tutto questo genere di cose non gliele poteva fregare di meno. E quindi il mercato semplicemente non c'era, non esisteva mercato. Questi film si facevano per il piacere di farli soltanto, andavano ai festival di categoria che erano sparsi qua e là per la penisola, come lo sono ancora adesso, sostanzialmente per ragioni promozionali, turistico-culturali, ma soprattutto turistiche. C'era un concorso nazionale a Montecatini e poi c'erano gli internazionali, nel senso che i premiati di Montecatini partecipavano, mi pare che proprio fosse Cannes, fosse l'unico Cannes, poi forse ce n'era anche uno mondiale, ma questo non ricordo, non credo però. È finito. Ecco, per cui uno faceva il film per divertirsi con gli amici. Questo senza ovviamente aveva delle ricadute anche sul piano dei budget, perché nel momento che comunque sapevi che non avresti recuperato neanche una lira di quello che spendevi per farli, è chiaro che dovevi, a meno che avessi delle risorse finanziarie notevoli, come aveva per esempio Paolo Capoferri, di cui avete visto, sette minuti, no? Che era un industriale del Bergamasco, credo, qualcosa di questo genere, e poi aveva le spalle larghe, quindi si poteva togliere degli sfizi che noi comuni mortali, oltretutto studenti o poco più, non potevamo permetterci tutto lì. E questo era anche un pochino frustrante poi, perché alla fine dici vabbè, li fai vedere i festi, vinci un premio, c'hai una coppa, che bello, io ho un sacco di coppe, ecco, lì. Non si vincevano soldi come capita per esempio adesso con cui puoi fare nuovi film, pellicola. Mai, a memoria mia mai, io ho vinto un appezzamento di terreno sull'Appennino Tosco-Emiliano, che non ho mai visto, credo che fosse una di quelle iniziative così politico-turistiche eccetera, che però non mi è mai arrivato neanche né un atto di proprietà, assolutamente nulla, però... Da qualche parte forse c'è un pezzettino di terreno sul periodo scabelliano che io ho visto. Un'altra volta ho vinto una cassetta di salami con Carlo Martello, Ritorno della battaglia di Poitiers, per il film più comico, non per il film più bello, che non era obiettivamente. Beh, quelli sono comunque una cosa che si può usare. Noi abbiamo ormai pochissimo tempo, il tempo solo di salutare, però ricordo, chi fosse interessato, che Corrado Farina ha un sito che è www.corradofarina.com, su cui potete trovare informazioni anche su questo film, su Carlo Martello, che magari cercheremo di vedere e anche sui libri puntate. Che adesso sto scrivendo da un po' di tempo in qua, in attesa di ricominciare a fare dei film, a fare cinema lungometraggio. Vi ringrazio, ci rivediamo tra qualche minuto per la seconda parte della trasmissione, per la fantascienza dei cortometraggi di oggi. A fra poco. E grazie, benvenuto.